Ciao, abbiamo seguito il vostro consiglio e abbiamo un altro vlog da proporvi. Questa volta siamo andati a Londra e siamo andati in tutti i posti, alcuni posti, dove siamo stati e nei posti dove abbiamo vissuto quando io e Katie vivevamo a Londra. Ready, dove siamo? Ready, dove siamo? Ready, dove siamo? Può dire dove siamo? Dove stiamo andando e dove siamo? Siamo a Chesterfield e andiamo a Londra, quindi prendiamo il treno con la bestia. Il nostro piccolo microfono da viaggio. Da viaggio. Siamo andati a vivere a Londra io e Katie nel 2015, 14, 14, 15, ormai 15, 15. Forse. 14, 15, comunque giù di lì, perché Katie vinse una borsa di studio a UCL per un dottorato e io volevo provare a vivere a Londra. È stato molto simpatico e divertente, ma a un certo punto abbiamo deciso di tornare per il sole. Siamo in Borough Market con Brody e un sacco di roba. Questo è un mercato a Londra, al centro di Londra, molto bello, dove ci sono un sacco di cose buone che mi piace molto. Sicuramente ci sono italiani, ma per adesso andiamo a vedere qualcosa di buono. Ci sono un sacco di dolci buonissimi. Ma il caffè? Secondo voi lo troviamo un caffè qua? Vogliamo sapere una cosa, il caffè è buono, si trova a Londra? Ancora con questa cosa del caffè? Sì. Sì, probabilmente sì, si può trovare il caffè buono, non lo so, vediamo, lo cerchiamo. Ci sono meno possibilità che mi piaccia il caffè, però non è detto che non è buono. Poi in realtà bevo quello americano. Ora adesso invece andiamo in un posto a proposito di caffè, dove Mark dice che fanno un caffè buonissimo. È vero? Vediamo. Per adesso c'è la fila, che è una buona cosa, però è anche un po' noiosa fare la fila per un caffè. Sono le 2:10, quindi il cappuccino non sarebbe l'ideale, ma non ho ancora mangiato, quindi teoricamente è come se fosse colazione, no? Quindi adesso prendo il cappuccino. Vi sta piacendo la storia di Matteo? Alla fine è un bel modo per imparare le lingue, con persone vere, storie vere, come se fosse tra amici. Ed è esattamente quello che cerchiamo di fare nella nostra scuola di italiano online, dove potete imparare l'italiano con storie vere, storie di Matteo, storie mie, storie dei nostri professori, di cose che sono successe veramente nelle nostre vite. Così imparate anche le parole più utili per parlare e avere conversazioni quotidiane. Ci sono anche occasioni per parlare e per ricevere feedback dai nostri professori. Le porte aprono tra 2 giorni. Ci piacerebbe un sacco vedervi lì, quindi se volete saperne di più, cliccate il link in descrizione.
pensi del formaggio inglese? Beh, è buono, mi piace. Bravo, risposta giusta, hai superato il test. Pane con formaggio e olive. Possiamo prenderne uno? Il morso migliore. I prefer the one in Milan. What did you just say, Mark? I prefer the one in Milan. I primi sei mesi abbiamo vissuto a Hackney Wick, ma lavoravo lontanissimo. E era più o meno un viaggio di un'ora e mezza la mattina e un'ora e mezza al ritorno. Però era sull'overground, che a me piace tantissimo perché è praticamente una metropolitana in superficie. Quindi puoi vedere i posti che cambiano. Una metropolitana in superficie tipo un treno? Sì, era un treno. Vabbè, però la chiamano overground, quindi, ed è un vagone della metro. No, però è più grande. Vabbè, è un treno. Va bene, è un treno. Allora, siamo a Londra e siamo a Hackney Wick e qui abbiamo vissuto per sei mesi in una casa c'è proprio qui vicino e stiamo andando a vedere com'è adesso da fuori. Andiamo. Andiamo. Se avete il mal di mare, scusate, è perché sì, sono io la camera woman e mi dispiace, è andato così. No, era più avanti perché... Sì, perché... Quando stavamo alla finestra, nella stanza, si fermava l'autobus che è a due piani e noi salutavamo quelli che erano al piano di sopra. Sì. Perché eravamo proprio vicini. E a Londra ci sono gli autobus con due piani. Sì. Ed era quando si fermavano a quel semaforo lì. Sì, era questa qui. Abbiamo visto qui sei mesi. Mi ricordavo le finestre bianche. Sì. Però... Forse le hanno dipinte. Sì. Sembra... Forse sì, o forse non è questa, chissà. Dopo tutto questo girare abbiamo un po' di fame e Mark ha detto che conosce un posto. Come si chiama? Made in Puglia. Ok. E cosa fanno? Pizza. Qualcosa non va. Qui c'è qualcosa che non va. Arrivano le pizze, finalmente arrivano le pizze. Vediamo un po' come sono. Oh! Ok, sembrano molto pizze. Non so ancora perché Puglia, però... Vabbè. Adesso la provo, eh. Buona. Hai la stessa faccia che hai fatto quando hai bevuto il caffè francese. No. È buona. Ma perché Puglia? It's from East London. Meglio dire è stata fatta in East London invece di made in Puglia. Però è buona. Buona. Questa è la cosa più importante. La pizza è buona, ma non c'entra niente con la Puglia. Poi ci siamo spostati a Camden con una coppia di amici e quello è stato il mio periodo preferito a Londra. Mi sono divertito tantissimo. Ho visto un sacco di posti, ma prevalentemente Camden, e a me piace tantissimo.
Stamattina siamo venuti a Camden e noi abbiamo vissuto in questa strada, in un appartamento in questo palazzo. Questo è il palazzo dove vivevamo. Si può entrare fino a un certo punto. E noi eravamo lì in fondo. La casa era piccolina ma molto carina. Aveva al piano terra, era al quarto piano, ma aveva al piano terra il soggiorno e una piccola cucina, e poi c'erano due camere al piano di sopra, e condividevamo casa con altri due amici. E era molto bello perché è vicino a Camden e mi piace tantissimo la zona. E il balconcino? Ah, è vero, c'era un balconcino dove, se diciamo cercavi di alzarti il più possibile, riuscivi a vedere il London Eye. E qui vicino, proprio molto vicino, c'è una piccola libreria dove compravo i libri, che mi piace tantissimo, ed è aperta anche se è domenica. Andiamo. L'ultimo libro che ho comprato è un libro di George Orwell, How to Shoot an Elephant. Com'era il libro? Bello, c'erano anche altri racconti. Questa è la mia parte preferita. E guarda caso ho trovato un libro della mia scrittrice francese preferita. Fantastico. Per concludere questi tre giorni di ricordi e memorie di Matteo, finiamo con un Sunday roast, che sarebbe l'arrosto della domenica. Non so ancora cosa prenderò perché non ho visto il menù, ma sicuramente ci saranno carote, parsnip e patate o verdure di questo tipo, e poi un pezzo di carne. O pollo o maiale, e probabilmente ci sarà anche l'alternativa vegetariana che sicuramente prenderà Mark. E il gravy, è il gravy, è giusto, è vero, il gravy, è un sacco di gravy, e vi faremo sapere sicuramente, diciamo, cercheremo di ricordarci di riprendere invece di mangiare tutto come al solito. È arrivata la birra per ora, una pinta, in questo caso una lager, una Camden Hells, e invece che ti sta bevendo un'analcolica. Cosa hai detto? Che stai bevendo un'analcolica. Eh sì ragazzi, io sto lavorando, sono camera woman e sì, sì, cioè devo avere la mano ferma, si dice così, la mano, devo avere la mano che non trema, perché vabbè, poi se rido non... Ecco la mia birra non alcolica. Ecco Brody sotto al tavolo. Quindi questo pub era il tuo low cost? Sì, in questo pub venivamo molto spesso in fine settimana o durante la settimana per bere una birra con gli amici. E c'erano anche dei concerti al piano di sopra. Una birra. Sì, sì, una birra. È arrivato il roast. Allora, il mio roast è vegetariano perché ho voluto provare il Wellington Fillet, però vegetariano. Quindi abbiamo patate, verdure, arrosto, il gravy,
E questo è lo Yorkshire pudding, che è fondamentale in ogni arrosto della domenica inglese. Questo invece è cavolo con formaggio gratinato. E invece Katie ha preso quello non vegetariano, in questo caso pollo con lo Yorkshire pudding e il gravy. E tutto sembra molto molto buono, siete stati molto fortunati che ci siamo ricordati di riprendere tutto. Adesso noi mangiamo. Ciao. Buon appetito. Speriamo vi sia piaciuto questo secondo esperimento di vlog. Fateci sapere cosa vi è piaciuto e cosa non vi è piaciuto, però siate delicati. E ricordate che la scuola apre questa settimana, quindi andate subito in descrizione per scoprire come unirvi. Ciao!